Buongiorno, benvenuti a una nuova puntata di Dr. Penis. Oggi con noi Settimio, 73 anni. Settimio è arrivato alla nostra attenzione con i problemi di un settantenne, quindi con un'ipertrofia prostatica in fase ostruttiva. Aveva tutta una serie di disturbi menzionali, un getto debole, una frequenza diciamo molto molto importante, quindi una qualità di vita da un punto di vista menzionale alterata. Ovviamente era un paziente che non ha problemi da un punto di vista oncologico, una normale fisiologica ipertrofia prostatica. Abbiamo effettuato un trattamento con il vapore acqueo, con il sistema Rezum, del quale siamo centro di riferimento a livello nazionale, siamo uno dei primi centri a effettuare questo tipo di, autorizzati ad effettuare questo tipo di trattamento mini-invasivo per l'ipertrofia prostatica. A 8 mesi di distanza Settimio è qui per raccontarci un po' la sua esperienza. Prima dell'intervento, com'era la situazione e dopo? Prima dell'intervento la menzione era molto frequente e scarsa, con un getto non idoneo. Dopo l'intervento, a distanza di 8 mesi, la situazione è notevolmente cambiata. Il getto è molto migliorato, la frequenza urinaria è notevolmente diminuita e la notte riposo meglio. Bene, l'intervento in sé è stata una cosa invasiva, è stata una cosa cruenta oppure è stato un intervento, diciamo, semplice, tra virgolette, ambulatoriale, come lo definiamo noi? È stato un day surgery perché è stata una notte ricoverato, ma giusto per i suoi 73, non per altro. Io devo dire che l'intervento è stato molto semplice. Con l'anestesia non ho sentito niente. Il post-operatorio con il catetere non mi ha dato fastidio. È un'operazione che consiglio a chi ha questi problemi, senza nessun problema, perché è un intervento semplice e si può fare. L'eiaculazione, perché tutti gli uomini che hanno problemi di ipertrofia prostatica, che prendono dei farmaci oppure che devono fare un intervento, hanno paura per le conseguenze da un punto di vista di eiaculazione e di erezione soprattutto. L'eiaculazione, facendo la terapia farmacologica con l'Urorec, com'era? Era un disastro, non c'era. Adesso invece va benissimo, è tutto tornato nella normalità. Senza prendere farmaci? Senza farmaci. Perfetto, bene. Ok, grazie Settimio, questa era l'esperienza di un uomo che ha effettuato un trattamento mini invasivo con vapore acqueo. Siamo, ripeto, un centro di riferimento per questo tipo di terapia. Ringraziamo Settimio e ci vediamo alla prossima puntata di Dr. Penis.